Ciao, come stai? Sai, oggi volevo fare un altro brevissimo appunto si è sviluppato un discorso intorno all'argomento rivincita vendetta. È un tasto caldo, è un argomento bollente. Io lo capisco benissimo, lo capisco benissimo. Nessuno in realtà si vuole vendicare, però c'è questo dolore della perdita, oltre che della persona amata, quella che si amava, che forse tuttora si ama, insieme con tante altre proprio cose fisiche, materiali, energia, la salute. E allora io capisco benissimo perché si è investito tantissimo. Poi all'inizio della relazione ci siete anche motivate per dare il meglio di sé, appunto, da quello che si credeva essere una bella esperienza, una bella occasione che si è incontrata, un bel destino, ecco, un bel momento. Quella volta ci impegnavamo, eravamo motivate, e quindi però questo comporta anche fatica. Sei motivata, però fai fatica a fare le cose, quindi ti prepari, ti fai bella in tutti i sensi nella vita, fai meglio il tuo lavoro, fai quando ci si è innamorati e si dà il meglio di sé. È come appunto avere per esempio, una casa e tu la prepari tutta bella perché pensi che si vivrà un'esperienza in quella casa, e dopo, quando l'alieno per il quale, questo non è giusto ovviamente, per il quale ti prepari, ma questo è il tipico atteggiamento della persona codipendente che vuole far mostrare che è brava per prendere il famoso 10, e quando poi l'alieno viene in questa casa e lo ospiti, lui in realtà ti imbruttisce, solo che tu all'inizio, questa cosa è talmente allucinante, è impossibile da immaginare, è impossibile da accettare, che all'inizio non lo accetti, non lo sai, e quindi neanche non lo vedi. I primi segni che la casa si sta imbruttendo non li vedi, li ignori, non li vuoi vedere forse, e poi cominci a vederlo quando è troppo evidente. Che appunto la casa, mentre tu la stavi preparando, abbellendo, rendendo comoda anche per lui o per lei, poi dall'altra parte questa persona aliena, te la imbruttiva, imbruttiva te, imbruttiva le tue cose, imbruttiva la tua esperienza, la famosa svalutazione. Solo che tu non te ne rendi conto. E allora quando lui o lei se ne vanno, ti ritrovi dopo aver fatto tanta fatica, che se un'altra persona, un tuo vicino di casa, ha fatto altrettanta fatica, adesso ha una reggia. Invece tu hai fatto la fatica a livello 10, per avere un risultato, una casa tutta disastrata, piena di buchi, perché qualcuno dietro le tue spalle, ti distruggeva. E allora è ovvio che quando ci se ne rende conto, cosa vuoi provare? È ovvio che provi il desiderio di riscossa, di riscatto. Ti viene da dire poi la codipendente ingenua, la donna che valida tantissimo gli altri, tu questo valore che dai a lui, pensi che lui sappia correggere, o che lui voglia, o che lui debba. Anche questo vedo che è molto presente adesso, statisticamente parlando, tra le persone che mi chiamano e mi raccontano. Come questa cosa, adesso mi devi aiutare, oppure devi riparare al danno che hai fatto. Ma questo è come se il Cappuccetto Rosso, invece di rivolgersi, di fidarsi chi la salva? Il cacciatore? Del cacciatore, andasse dal lupo a chiedere: no, adesso invece tu ripari, sai, al danno fatto, cioè è il lupo, lui continuerà a fare disastri della tua vita, perché lui, quella è la sua frequenza, solo che noi all'inizio non lo sappiamo. Lui si mostra con la maschera di gas, ma noi non sappiamo l'energia che c'è dietro, o forse a volte la intuiamo. Ci sono quelle code del mostro che nemmeno quelle vogliamo vedere, ovviamente, perché sono totalmente illogiche per noi, quindi in questo siamo bravi noi, no? Volevo dire, ci autoconvinciamo di non averlo visto, oppure lo cancelliamo, non ci pensiamo più. In questo siamo bravi, appunto, perché se siamo nel lato della codipendenza, significa che siamo state spinte là, educate a stare là, quindi da una persona a cui andava bene che noi siamo là senza discutere, senza capire, senza analizzare, senza essere una persona
appunto, no? Che vede che può dire la sua e che può cambiare le cose, che può avere dei confini. E allora questa cosa viene spontanea e lo capisco, anche perché vedo anche in me adesso procedendo sul sentiero verso il centro del cammino, una delle cose che mi spavento, che invece vedo che dovrò fare, è fidarmi di me, quindi trovare le soluzioni io, fare io, quindi senza sapere che c'è sempre qualcuno su cui mi posso appoggiare per un consiglio. Ecco, per esempio anche proprio trasferirmi, andare in un posto dove non c'è proprio nessuno per viverci. E quindi lì, senza nessuno, questo è un pensiero che mi fa molta paura. E credo che questa paura, in come la sento io, ecco, di questo tipo, perché mi sembra proprio quasi impossibile andarci per questo motivo, è perché sono dalla nostra parte del disequilibrio della padella, dove appunto tu sei niente, tra virgolette, e c'è sempre qualcuno che ne sa più di te. Ma invece vedo che poi non è così, perché ci si fida appunto delle persone che poi, a parte, possono anche non sapere tutto questo. E poi addirittura ci è proprio capitato di fidarci delle persone che apposta, forse anche se lo sapevano, avrebbero potuto aiutare, non hanno aiutato apposta o hanno fatto addirittura il contrario. Ecco, per non parlare che di persone ne è pieno il mondo e quindi si incontra dappertutto una persona che ti può aiutare, basta essere sintonizzati sulle frequenze positive. Ecco, a proposito di frequenze, come ci si sintonizza? Immaginando tutte le cose che vuoi e quindi cercando di ricreare dentro di te prima la sensazione che vuoi dopo vivere, quando sei con gli altri, quando vivi le tue giornate, così per fare in modo da attirare queste esperienze piuttosto che appunto quelle che abbiamo attirato proprio essendo sempre sintonizzate su una frequenza che era tipica per noi perché siamo cresciute così. Se per caso non ci credi o ti sembra strano o queste non conosci la forza dell'attrazione, basta provare in realtà, basta provare un po' di giorni allora io dico visualizzare, però a me piace in realtà anche la parola visualizzare, rende di più l'idea che devi proprio sentire quello che visualizzi, devi proprio sentire l'emozione positiva di quando hai quelle cose, di quando vivi quelle cose, di quando incontri quelle persone, di quando hai le esperienze positive. Allora quella sensazione di felicità, di soddisfazione, è quella che crea la frequenza che attira. E a proposito di frequenza, l'alieno e l'aliena loro hanno proprio invece una frequenza di disastro, di morte, non voglio dire morte, però è proprio così, che va verso quella direzione. E loro, anche se tu li convinci che ti vengano aiutare, tra virgolette, loro, anche se volessero aiutarti per fare un ripescaggio, per farti vedere che invece non li devi lasciar perdere, ma appunto che vogliono ripescarti, loro verranno nella tua vita con questa frequenza. Ecco, quindi anche se per assurdo ti hanno rotto qualcosa e tu dici adesso me l'hai rotto, me lo devi riparare, loro te lo verranno riparare con quella frequenza. E quindi tu sei ancora in contatto con quella frequenza tossica che crea dentro di te pensieri tossici che dopo creano una chimica tossica e dopo che inquinano il corpo, quindi tu hai quell'oggetto riparato e sei malata o malato. E quindi questo lo so che è un po' difficile da capire, ma in realtà non è difficile, solo che essendo invisibile nessuno ci ha mai insegnato, la maggior parte delle persone vedo nessuno ha insegnato di ragionare in questo modo, allora è un po' strano cominciare a pensarlo, però secondo me, cioè nel senso io vedo che è veramente così. E quindi in realtà loro, una volta capito che sono come assumere una sostanza tossica, come se noi assumessimo questa sostanza energetica tossica e qualcuno ti dice ok, non hai visto che la stavi assumendo, vuoi assumerne però ancora un po' domani? No, anche se però questa sostanza viene insieme con un aiuto per ripararti la bicicletta? No, non voglio più assumere una sostanza tossica. Ecco, diciamo che soli è meglio che mal accompagnati, c'è anche un detto. Anche se hai fame, io sono sicura che preferisci, poi magari commenta e dimmi che preferisci non mangiare piuttosto che mangiare qualcosa che sai che è avvelenato. E questo è lo stesso principio, anche se applicarlo alle relazioni ci vuole un po' di tempo appunto per capire che è proprio così, però una volta capito, ecco, questa vendetta non ha senso. Non ha senso principalmente per questo motivo, perché per vendicarti di lui, nel senso che per agire nella sua vita devi stare ancora in contatto con quell'energia, per riscattarsi anche, per avere aiuto, per qualsiasi cosa fai,
in quella direzione pensando appunto a quelle persone, ti connetti a quella frequenza, ti stai facendo solo del male, questa è la mia visione della cosa. E so quanto è difficile perché nonostante io lo pensi, anche a me succede di ricordarmi, mi fa rabbia. Bisogna poi lavorare su queste emozioni lasciando loro fuori dall'equazione. Deve essere tutto un calcolo di come faremo le cose, di come faremo il cammino verso il centro senza includere il pareggiamento dei conti con nessuno di, cioè non solo il pareggiamento dei conti, nessun tipo di cosa di calcolo appunto che preveda anche loro. Quindi no contact mentale. Ti saluto. Sono sì molto interessata ai commenti, visto che mi sono arrivati tanti commenti sia su YouTube sia in privato su questo argomento, così ci chiariamo perché penso sia molto, vedo che è molto importante e che ci si riflette tanto e questo è molto positivo perché noi riflettendo su queste cose ce le chiariamo, una volta che sono chiarite bene le mettiamo via e abbiamo la nostra disciplina e sappiamo chiaramente cosa fare, così ci ordiniamo anche le idee. Ti abbraccio tantissimo. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!